Allora, farina Manitoba, ce l'abbiamo. Farina Manitoba, la fecola di patate. Lievito istantaneo. Poi zucchero di canna, che ce l'ho qui. Zucchero di canna, quello più scuro di tutti io utilizzo, quello meno trattato di tutti. Poi ci vuole sale, qua, olio d'oliva. Il procedimento è questo. Ci sono ingredienti secchi e ingredienti umidi. Gli ingredienti secchi ci abbiamo la farina Manitoba, bustina di lievito istantaneo e un cucchiaio di sale. Vengono mischiati in quantità 750 g di farina per 12 bagels, qui sono plurali, una bustina di lievito istantaneo e un cucchiaio di sale. Negli ingredienti umidi viene fatto questo procedimento qua. 400 ml di acqua tiepida, 2 cucchiai di zucchero di canna liquido, vuol dire io lo sciolgo, e 2 cucchiai di olio d'oliva. Si impastano questi ingredienti, poi lo vedremo insieme. Poi si preparano a parte 3 litri di acqua, si fanno bollire con dentro un cucchiaio di fecola di patate, un cucchiaio di zucchero liquido e 2 cucchiai di sale. Una volta impastato gli ingredienti vanno tenuti un'ora in posa, poi vengono fatte le ciambelline, i bagel, e vengono messi nell'acqua bollente per 1 minuto e mezzo. Dopodiché si estraggono dall'acqua con una schiumarola, si mettono su un foglio di carta da forno e si mettono in forno a 210 gradi per 20-25 minuti. Procediamo. Allora, siccome gli ingredienti che vi ho detto sono per 12 bagels, io ne farò la metà, quindi dimezzerò tutte le porzioni che ci sono nella ricetta americana per farne 6. 750 g di farina diviso 2, quindi 375 g di farina. Poi adesso metterò il lievito, qui dice una bustina, quindi mezza bustina, lievito questo qua. Cucchiaio di sale, e ne metterò mezzo, anche perché poi il sale sono un po' nemico. Anziché 400 ml di acqua, 200 ml ci versiamo dentro 2 cucchiai di zucchero di canna e 2 cucchiai di olio d'oliva. Ora andiamo ad impastare il tutto. Questo è l'impasto che viene fuori. Impastate energicamente, io non lo vedo tanto compatto. Però adesso deve riposare per un'ora. Nel frattempo che riposa un'ora, noi andremo a preparare 3 litri di acqua, un cucchiaio di fecole di patate, un cucchiaio di zucchero di canna liquido e 2 cucchiai di sale dentro una pentola. Questa è pronta per farla bollire. Allora, è passata un'ora, anzi, un'ora e mezza, via. E questo è l'impasto. Adesso andiamo a fare, qui ce ne dovrebbero venire 6. Allora, quindi, vediamo un po'. Io adesso non so, cercherò di regolarmi. Ecco qua i nostri bagels. Adesso andiamo a metterle nella pentola in ebollizione. Prendiamo una schiumarola, inizia a bollire, allora bisogna abbassare un po' la fiamma e buttiamo giù i nostri bagels. Stanno venendo a galla, sono bruttissimi. Sono bruttissimi, ma sono fatti da Marco Pesci, eh. Attenzione, mancano ancora una trentina di secondi. Sono venuti tutti increspati. Boh. Sarà. Se andiamo a prendere con la schiumarola e li mettiamo su una teglia con carta da forno. Adesso vanno messi al forno a 210 gradi per 20-25 minuti fino a che non hanno la doratura. Vediamo che succede. E questo è il risultato, signori miei. Che ve lo dico a fare? Guardate.
sono tosti come la breccia, questi sono bollenti, però insomma sono bruttarelli, però hanno preso la doratura classica del bagel e che devo dire, io penso che siano decenti, via, eh? Ah, scotta. Allora assaggio il bagels, che poi lo sanno, chiamano bagels, invece è bagels. Allora questo è metà, per farvi vedere l'interno, è venuto un po' croccantino, eh? però dalla consistenza sembra, allora, l'odore è buono, l'odore non è proprio del pane, c'è un odore di forno a legna. Ah, buono, devo dire, è bello compatto. Il sapore è un po' dolciastro, ma lievemente è un po' salatino, un po' sembra, scusate, parlo col boccone in bocca, sembra un po', siccome io e mia moglie siamo stati a Mosca, abbiamo fatto tutta la parte un po' est delle zone dell'est, abbiamo fatto qualche paese dell'est e io ho assaggiato il pane da quelle parti, comunque rispecchia molto molto il pane, il genere quello là. Buono, migliorerò sicuramente, anche perché la prossima volta voglio provare, anziché mettere la farina Manitoba, mettere quella normale, la farina zero. Con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Buono, veramente buono.